Siamo qui con Andrea Fiocco che ha realizzato in questi giorni una guida turistica sui Nebrodi, quindi Nicosia e Sperlinga. Questa guida è stata distribuita durante l'infiorata che ha avuto un buon successo e ora comincerà a essere distribuita anche presso anche altri paesi vicini. Sarà una distribuzione importante perché è una guida turistica, quindi descriverà luoghi, ma facciamoci dire qualcosa di più preciso proprio dal diretto interessato. Andrea, esattamente di cosa si tratta? Più che altro, più che una guida turistica, è anche una guida sui settori produttivi che vuole raggruppare tutto quello che si trova in questo territorio a cavallo tra la provincia di Enna e Messina. Io devo ringraziare in primis l'editore, il dottor Paolo Mineo della casa editrice Lancillotta e Ginevra, che mi ha dato la possibilità di sviluppare questa idea, nonché i miei collaboratori che sono il dottor Salvatore Losauro, che ha curato i testi storico-turistici, la professoressa Laura Maccarrone, che si è occupata della stesura dei testi in inglese, e l'ingegner Fabio Bruno, nonché presidente del Movimento per la Difesa dei Territori, che ha tradotto anche lui una parte in inglese riguardante Nicosia. E voglio ringraziare innanzitutto anche le amministrazioni comunali di Nicosia e Sperlinga che hanno sposato questo progetto, e la tipografia Jesus che ha appunto con i suoi grafici, quindi il tipografo, che hanno prodotto questo piccolo opuscolo che noi abbiamo distribuito durante l'infiorata di Nicosia e che adesso stiamo distribuendo in tutti i maggiori infopoint siciliani. Quindi il progetto è un progetto molto, molto semplice, vuole appunto dare visibilità a quello che è sia le risorse turistiche di questo territorio, quindi la Nicosia con la sua storia, il castello di Sperlinga, e anche tutto quello che esiste nel territorio nicosiano, come ad esempio l'azienda silvopastorale, le due riserve naturali, il piccolo borgo di Milletari. Ho visto anche Villa d'Oro, ho visto diverse fotografie. Sì, in pratica tutto quello che riguarda l'agricoltura, il turismo e le risorse naturali. E appunto abbiamo parlato anche del Museo della Montagna che il comune di Nicosia sta entro un anno dovrebbe aprire. Poi ci siamo soffermati su quelli che sono i principali settori produttivi, come ad esempio il distretto del legno di Nicosia, che raggruppa molte imprese, molti falegnami, quindi molte imprese che lavorano in legno e che devo dire io che sono dei veri scultori del legno, dei bravi artigiani, quindi non sono artigiani ma anche artisti proprio. Volevo dire proprio questo, che sono dei bravi artisti che realizzano delle opere fantastiche, io le definirei, che quindi hanno bisogno di essere promosse bene, di essere fatte conoscere. Dopo siamo andati a toccare quindi l'agroalimentare, prettamente ci siamo basati sui caseifici. Esistono diversi caseifici che producono dei prodotti di altissima qualità, tra cui c'è anche la bufala, per la mozzarella di bufala, che è forse l'unico caseificio in Sicilia che produce questi prodotti caseari, ma c'è anche il caseificio Spina Santa e altri caseifici comunque che producono dei buoni prodotti e che hanno anche un buon mercato. Dopodiché l'altro filone che abbiamo toccato è quello dell'edilizia. Nicosia è stato sempre un paese laborioso, un paese che ha avuto nel tempo molte ditte edili che adesso magari con la crisi sono un po' in difficoltà, a cui abbiamo voluto dare visibilità e quindi mettere qui in questo opuscolo le opere che loro hanno realizzate. Quindi spero che questo mio lavoro possa essere di ausilio per una migliore riscoperta del territorio, perché quello che voglio fare io è marketing territoriale, quindi promuovere le risorse produttive di questo territorio. Qui a Nicosia dove potranno trovare questa guida quindi è stata distribuita, come dicevo, durante l'infiorata, ma si trova in gran parte degli esercizi commerciali e anche di coloro che hanno sposato l'idea. Anzi, li ringrazio di cuore questi signori perché hanno creduto in questo mio lavoro e lo hanno finanziato, e sono soddisfatto perché i frutti si stanno vedendo, è stato diffuso e le copie, che ormai a malincuore voglio dire si trovano poco in giro, e sono state tutte prese dalle persone. Quindi sarete costretti a fare una ristampa, si spera. Probabilmente saremo costretti a fare una ristampa. Quindi avete avuto un successo inaspettato. Il successo è stato inaspettato, sono molto soddisfatto. Io
ho lavorato tanto, ho lavorato alacremente e vorrei dire anche con il grafico della tipografia Jesus, abbiamo passato giornate chiusi. È stato un bel lavoro, mi è piaciuto, ho conosciuto anche tante cose del mio territorio che non conoscevo e tante specialità. Questo è un mio appello anche che faccio alla politica, di aiutare gli artigiani, di non fare perdere queste specialità, questa manualità, questa loro arte che hanno, perché può essere un futuro anche per questo territorio, perché Nicosia, Esperlinga, hanno molte potenzialità. È un domani, se si riusciranno a fare le strade, e ad aprire questo territorio, queste imprese che sono piccole potrebbero diventare delle imprese importanti, delle piccole e medie imprese e creare anche dei molti posti di lavoro in questo senso.